Serie C, amichevole di lusso per il Gubbio con la Roma a Trigoria. Domani servizio nel TG Sport. Intanto, Mister Guidi traccia un primo bilancio sulle frequenze capitoline di Teleradio Stereo. Al lavoro, nel ritiro di Cascia, anche la Ternana con il tecnico Gallo che fa il punto della situazione. Domani svelati i calendari di C. Serie D, Foligno sconfitto 4-0 al blasone dall'Ascoli, ma il pubblico applaude i falchetti. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione sportiva. Calcio Serie C in primo piano perché il Gubbio è oggi a Trigoria, perché proprio in questi istanti sta disputando un amichevole contro la Roma di Fonseca. Domani ampio servizio sulla partita nel TG Sport. Intanto la formazione iniziale scelta da Guidi è un 4-3-3 con Ravagli in porta, Tofanari, Bacchetti, Konaté e Filippini a comporre la linea difensiva, Ricci, Malaccari e Sbaffo in mezzo. Mediana, tridente offensivo formato da Tavernelli, De Silvestro e Cesaretti. Partono dalla panchina tra gli altri Maini, Conti e Cenciarelli. 4-2-3-1 invece per la Roma con il Folignate Spinazzola titolare in difesa e De Frel, Zaniolo e Perottica, sbloccato proprio il risultato dopo pochi minuti, a supporto di Dzeko in attacco. E oggi intanto il tecnico Federico Guidi è intervenuto come ospite a Teleradio Stereo, emittente romana tra le più seguite della capitale, per parlare proprio della gara tra Roma e Gubbio. Sentiamo uno stralcio della sua intervista. Ma noi abbiamo iniziato da una settimana, quindi siamo un cantiere aperto, abbiamo iniziato da poco la stagione, e ancora abbiamo una rosa da completare, però per noi è un test prestigioso, probante e sicuramente ci metterà in evidenza pregi e difetti su quelli che sono i concetti che abbiamo lavorato in questa settimana. E sugli errori commessi, sulle cose che riusciremo a mettere in evidenza davanti a una corazzata qual è la Roma, imposteremo poi gli allenamenti successivi con le regole di under e over che ci sono in Serie C. Chiaramente noi saremo e siamo molto attenti su tutti quei prospetti che magari hanno bisogno di minutaggio e hanno bisogno di finire il loro percorso di crescita avvenuto nel settore giovanile e devono fare uno step nel campionato professionistico. Quindi saremo sicura molto attenti e avremo tantissimi occhi vigili su qualsiasi prospetto si metta in evidenza. E continua ad allenarsi anche la Ternana nel ritiro di Cascia. Sentiamo la disamina di Mister Gallo sulle condizioni della squadra dopo le prime settimane di lavoro. Stiamo lavorando bene in un posto che ci sta dando tutti i comfort necessari per lavorare al massimo, i ragazzi stanno lavorando molto e quindi sono contento. I carichi chiaramente aumenteranno sempre perché la condizione va migliorata e la migliori nel momento in cui la squadra ti dà la sensazione di stare meglio. Ieri abbiamo fatto un allenamento dove i valori espressi sono i valori di una partita, quindi parlo del pomeriggio senza contare quello del mattino, quindi man mano aumenteremo parlando con i ragazzi. Io sono abituato a parlare molto e quindi nel momento in cui c'è qualche difficoltà fisica loro sanno che devono venire a parlare con me, con i miei collaboratori, perché vogliamo cercare di togliere qualsiasi tipo di rischio in questo momento di preparazione, che potrebbe essere un peccato considerando la qualità e la mole di lavoro che si fa. E domani sarà il giorno del calendario della nuova stagione della Lega Pro, che inizierà il 25 di agosto alle 18.30. L'appuntamento è al Salone d'Onore del CONI di Roma, una sede di prestigio per un momento fondamentale, proprio quello della composizione del calendario, per parlare anche di progetti futuri. Nel campionato che verrà sono previste due soste, il 29 dicembre e il 5 gennaio, e quattro turni infrasettimanali ancora da determinare. Ultima giornata di stagione regolare è fissata per il 26 di aprile. E dopo poco più di una settimana di lavoro, subito un test duro per il Foligno di Ermillei, privo di Petterini e Gorini e ancora con il cartello lavori in corso dal punto di vista del mercato. I falchi hanno affrontato l'Ascoli, squadra che milita in Serie B al blasone. Ermillei opta per il 4-3-1-2 con i nuovi Schiaroli e Tulao, coppia centrale di difesa, e Biancoazzurri con in ben 6 under in campo giocano senza paura e l'equilibrio permane sino alle fasi finali del primo tempo, quando un 1-2 firmato da Ninkovic e Scamacca consente ai bianconeri di trovare il
doppio vantaggio. Nella ripresa Foligno in campo praticamente con una formazione juniores e l'Ascoli, prima Trilpica con Di Francesco e poi Khalil Poker con Diop. Cappò per 4-0 dunque nella prima uscita il Foligno, che però è stata una buona impressione, visti anche gli applausi ricevuti da parte dei tifosi al termine del match. E passiamo ora al basket, la Serie 2 femminile, perché sono stati diramati dalla FIP i calendari della stagione sportiva 2019-2020. Nel girone sud, la pallacanestro femminile Lumbertide esordirà in casa domenica 29 settembre alle ore 18 contro Faenza. Nella seconda giornata di campionato ci sarà la trasferta contro High School Roma, mentre nella terza giornata la PFU osserverà il turno di riposo. Nel quarto turno, Giudice e Compagno saranno impegnati a Selargius sabato 19 ottobre alle 18. Si tornerà in casa quindi per due appuntamenti consecutivi, domenica 27 ottobre alle 18 contro San Giovanni Valdarno e domenica 3 novembre sempre alle 18 contro la Spezia. Ultima gara del 2019 il 29 dicembre, mentre il girone d'andata terminerà il 5 gennaio 2020 e quello di ritorno partirà l'11 di gennaio e si concluderà il 25 di aprile con la trasferta campana di Ariano Irpino. E chiudiamo con il judo, perché il maestro Fijikam Dario Dionisi del judo Kodokan Gubbio è stato appena promosso al grado di istruttore di primo livello dal IHF, International Judo Federation. Dopo aver superato brillantemente la parte teorica, Dionisi ha svolto anche la prova pratica presso il Centro Olimpico Federale Fijikam a Ostia Roma, dopo la quale lo staff tecnico mondiale ha convalidato meritatamente la qualifica di istruttore internazionale di judo. Un'estate è inoltre all'insegna del judo anche per 9 giovani atleti gubini esordienti cadetti: Miriam Paoletti, Manuel e Riccardo Staccini, Leonardo Bellucci, Emanuele Monacelli, Andrea Morra, Luca Tamagnini, Giacomo Pierotti e Edoardo Bastiani hanno di fatti aderito e partecipato allo stage judo EMAR organizzato all'Akiyama Settimo Torinese, società leader nella classifica nazionale a Lignano Sabbia d'Oro dal 9 al 14 di luglio. Allo stage hanno partecipato 250 judoka provenienti da 15 regioni italiane. Era l'ultima notizia per quanto riguarda anche questo nostro appuntamento con l'informazione sportiva, che torna come sempre domani sera. Grazie a tutti e buona serata.